Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, come promesso, siamo qui a parlare di Juventus Chievo Verona Valpolicella, Serie A femminile, prima partita in assoluto del campionato femminile trasmessa da Sky. Prima però concedetemi di salutare gli amici di JWS Juventus Women Support e soprattutto augurare a tutto il gruppo i più sinceri auguri di buon compleanno, in quanto è un anno esatto che è nata JWS, Juventus Women Supporter. E se non l'avete ancora fatto e siete bianconeri, volete seguire la Juventus Women e avere tutte le novità di questo mondo, andate sul gruppo Facebook Juventus Women Supporter, iscrivetevi e credetemi che rimarrete piacevolmente sorpresi, anche perché è un gruppo che è una famiglia più che un gruppo. Detto questo, tra l'altro organizzano appunto le partite, quindi organizzano i viaggi per andare a vedere le partite, quindi assolutamente per chi fosse interessato è una grande cosa. Detto questo, parliamo della partita, anche se dalla partita c'è poco da dire. La Juventus batte 6-0 il Chievo Verona Valpolicella, le reti, devo andare a memoria, quindi Bonansea, Girelli, Aluko, Sanderson, Galli, Girelli. Perfetto, me lo sono ricordati tutti a memoria. 6-0, partita che non è stata una partita. Ad esempio, a tempo scaduto c'è stato un gran tiro della Caruso con Gritti che ha fatto una parata pazzesca, pazzesca, e ha evitato dunque 7-0, ma un risultato che oggettivamente non è mai stato in discussione. Allora, Saragama ha appena parlato e ha detto: bella vittoria, ma non è una risposta a nessuno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e questo può anche essere vero, però è anche vero che con la Fiorentina che ha vinto 6-1 la sua, il Milan che ha vinto 6-0, 6-2 la sua, se non ricordo male, ecco, ce l'ho qua sotto, 6-0 a Bari. È chiaro che era importante, secondo me, fare un gran risultato. Devo essere sincero, io credo che la Juve alla fine delle tre squadre che di testa ha avuto l'avversario più difficile, perché il Chievo Verona Valpolicella è una squadra un po' lunatica. Se ti becca nella giornata sbagliata è una squadra che ti mette molto in difficoltà. L'Atalanta, secondo me, quest'anno è meno forte dell'anno scorso, e il Bari è una squadra che deve lottare per non retrocedere e farà molta fatica, secondo me, a non retrocedere. Però ecco, devo dire la verità, l'idea che mi sono fatto io di questo inizio di stagione, intanto è stato sicuramente importantissimo aver vinto con questo distacco per comunque mandare un segnale. Segnale andava mandato, perché che se ne verrà detto sicuramente il contrario, ma secondo me un segnale forte andava dato. E alla fine comunque è stato dato, perché comunque 6-0 in casa, insomma, credo che la Juve abbia fatto capire che per lottare per il campionato dovranno comunque fare i conti sempre con la squadra bianconera, campione d'Italia in carica. Detto questo, un paio di considerazioni sulla Serie A in generale. Io credo che quest'anno saranno molto fondamentali gli scontri diretti, ancora più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso gli scontri diretti, diciamo, sono stati patti, perché comunque la Juve ha vinto 4-0 a Brescia e Brescia ha vinto 1-0, 2-1 a Vinovo. Però ecco, diciamo che alla fine l'anno scorso gli scontri diretti potevano non contare nulla se la settimana dopo, infatti, il Brescia aveva perso in casa con l'Atalanta e la Juve ha perso a Firenze. Ecco, con un altro risultato gli scontri diretti sarebbero stati nulli, a prescindere, cioè che avesse vinto Brescia o avesse vinto la Juve. Quindi questo sicuramente, come posso dire, quest'anno secondo me invece sarà proprio un campionato, le due squadre, secondo me chi vincerà il campionato lo farà con meno punti rispetto all'anno scorso, e credo che le sei partite Juve, Fiorentina e Milan che giocheranno tra di loro, quindi Juve, Fiorentina, Fiorentina, Milan, Milan, Juve, e il ritorno, insomma, credo che saranno veramente quelle decideranno di chi vincerà il campionato. Anche perché credo che quest'anno ci sia una netta differenza tra le prime tre e tutte le altre. Non che le altre abbiano brutte squadre, perché secondo me la Roma non è una brutta squadra, anche se ha perso il Sassuolo, non è una brutta squadra che ha vinto contro la Roma, ma io credo comunque che le tre squadre che ho appena elencato, cioè Fiorentina, Milan e Juve, abbiano creato un solco molto importante contro le altre. E quindi staremo a vedere. Intanto la Juventus buona la prima, adesso testa la Champions, ci sarà Brøndby Juventus, si deve andare a cercare l'impresa in Danimarca,
È una squadra su cui io ho molta fiducia, quindi mi auguro che ce la possa fare e ovviamente la seguirò e farò il video anche post quello. A me non resta che salutarvi, augurare ancora a JWS un buon compleanno e a tutti vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!